Ma a voi davvero piace il Natale? E non intendo la parte bella del Natale, no? Le lucine, i pranzi coi parenti, i panettoni, i pandori, la bustarella di tua nonna. No, intendo la parte brutta, quella in cui devi uscire di casa con meno 5 gradi per andare a comprare i regali. Con le file, con la gente. Io sono costretta, perché l'amica mia Francesca ha fatto il compleanno qualche giorno fa e mi sono scordata di nuovo il regalo. E tra il suo compleanno e Natale passano 10 giorni, quindi a un certo punto mi sono detta, oh, faccio il 2x1. E quindi sono uscita. Per le vie di Milano, sì, perché mo vivo a Milano e tu pensi che a Milano fai più shopping, e invece no. A Milano sta un casino, a Milano sta la gente, ti passano addosso, ti calpestano. E poi, che si regala a Natale? Cioè, voi che regalate a Natale? Non mi dite bagno schiumi, calzini antiscivolo, pigiamoni antisesso, to al massimo le candele? Io le odio le candele. Sì, perché ti dispiace accendere, ti piglia male, e poi che fai, te le accendi per sta a casa da sola? Comunque, l'unica cosa che mi sembrava carina da regalare erano un paio di scarpe, ma veniva una cosa come tipo 200 euro. E io questi soldi non ce l'ho, perché a Natale a 13 se no non la prendo, perché sono partita IVA e quindi continuo a camminare. E cammina che ti ricammina, a un certo punto capisco che forse era meglio tornare a casa, perché lì in quel momento in mezzo alla gente il regalo non l'avrei mai trovato. E forse invece la soluzione più semplice era comprare qualcosa online. Non ho trovato niente. Banale. Troppo banale. Troppo. Ci vuole un regalo originale per Natale. Ma che le regalo? Ma io non ce l'ho scritto viaggio? Però è un'ottima idea. Un viaggio. Un viaggio! Sono 2 anni che siamo bloccate. Allora. Roma-Lisbona. Bucarest. Amsterdam! Ma come il coprifuoco? Lockdown. Dammi un'altra idea. Tanto partì non si parte qua, con sto Covid. Esperienza. Esperienza tipo... Bungee jumping non è che è così. Una spa? Spa. Uno soft. A questo punto degustazione. Degustazione di vino. No, ma che degustazione di vino? Che quella non regge nemmeno lo spritz. Poi si ubriaca e classico, si scorda la serata, praticamente regalo buttato, inutile. Che gli posso fare? Dai un'altra idea, per favore. C'è una particolare. Ma di che? Ma tu manco la conosci. Quella è mezza vegetariana, mezza gluten free, mezza vegana. Mangia una mezza cosa piccante, le viene il cagotto e me lo fa pesare fino al prossimo anno. No, non ci sta. Un'ultima idea. Borsa vintage. Borsa vintage. Ottima idea. Oddio, questa è quella che cerco da vita. Me la prendo per me. Cioè, ci sta anche un regalo di Natale per me, no? Un'altra idea mi serve, tesoro, perché questa me la compro per me. Un'altra idea. Ti sei rotto, teso? Ce l'ho. Sta scherzando, faccio la bustarella. Nonna insegna. Yeah. Per il compleanno.